Buon salve, ho deciso di optare per qualche tutorial sugli effetti. Sì, diciamo, inizialmente avevo dei progetti per farli, non so, condensati in puntate, diciamo, di lunghezza di 10 minuti e fare tipo tutti gli effetti di una certa categoria, però ho buttato un pochettino questa idea. Dunque, qualcuno avrà notato che ho cominciato una nuova serie di video che è, diciamo, più una sperimentazione, sono sperimentazioni, non sono preparate, non sono definite in qualche modo, sono semplicemente messe lì e ho utilizzato qualche effetto. Allora io direi di pigliare uno strumento. Direi che va benissimo. Ma no, utilizziamo Itto. Itto. Bene, dunque abbiamo uno strumento qualsiasi, questo diciamo, strumento fatto in precedenza, e vogliamo aggiungere un eco. Cosa significa eco? Significa qualcosa che si ripete nel tempo con un certo decadimento dell'ampiezza, quindi con un volume che si abbassa, mettiamolo così, ad ogni ripetizione, e che continua per un certo periodo di tempo, con una certa velocità, con una certa frequenza di battiti. Ve ne faccio vedere due, forse tre, vediamo. Intanto, per gli effetti, aggiungi effetto, scriviamo delay. Quello che utilizzo di più io è il Cutoff Vintage Delay di Latspa. Questa è la persona che l'hanno scritto, queste sono le persone che l'hanno scritto. C'è questo Krzysztof Foltman, che ringraziamo solennemente. Insieme agli altri, chiaramente, che non leggo perché tanto li sbaglio tutti, no? Vabbè, insomma, sono fatte da persone. Non sono di LMS, cioè sono Latspa, sono di un'altra libreria. LMS le importa e questi stessi effetti sono presenti qui, sono presenti su Ardour, su Audacity, sono aperti, quindi diciamo a sorgente aperto, licenza quella che avete letto, l'ho letta, i calf che licenza hanno, LGPL. Che non è una benzina. Allora, quindi abbiamo detto che ci saranno delle ripetizioni. Calf Vintage Delay, come vedete, ha questa interfaccia molto interessante. Sì, diciamo che su LMS le interfacce di Calf non sono state importate perché utilizzano un'altra libreria grafica. E quindi ci sono soltanto queste manopole. Già siamo a 2 minuti e 30. Vedete perché faccio video senza voce? Perché si perde un sacco di tempo a parlare. Comunque, cosa abbiamo? Abbiamo il tempo, che in realtà è un metronomo, cioè va inserito il valore del nostro metronomo, che nel nostro caso è 140, e abbiamo il nostro tempo, e dopodiché qua abbiamo subdivide, time L e time R, che sono sostanzialmente un modo di rappresentare il tempo che noi vediamo qui, quindi qua siamo in 4 quarti, 8 ottavi è teoricamente diverso, però ha lo stesso, diciamo, effetto. Però niente, nessuno ci vieta a mettere qua 4 quarti, 4 quarti. L e R possono avere tempi diversi, ma lo stesso subdivide. Il feedback è, diciamo, quella quantità di volume che viene rimandata all'interno dell'effetto. Quindi, una volta che viene suonata una nota, essa rientrerà nell'effetto, e verrà smorzata di un certo valore, in questo caso di metà. 0,5 rispetto a 1 è metà. Mix mode sono alcune modalità riguardanti destra e sinistra, medium, dry mount, stereo qui sono altre cose. Dry mount in particolare è il volume della prima ripetizione, quella che entra nell'effetto. Amount viceversa è il volume delle ripetizioni. Quindi è un volume che sta un po' al di sopra di questa descrizione che vi ho fatto del feedback. Quindi in particolare potrei metterci qua 1, chiaramente significa avere lo stesso volume dell'entrata, però può essere anche più forte. Dunque, per esempio, mettiamo 1. Ora, ogni volta che viene fatta ripetizione viene abbassata di metà del suo volume. Il che non significa che in due ripetizioni se ne andrà metà del suo volume, quindi se prima è metà dell'originale, poi sarà un quarto dell'originale, un ottavo, e per questo motivo abbiamo tante ripetizioni. Abbassare il feedback abbassa il numero di ripetizioni che noi sentiamo. Quindi l'effetto sembra meno duraturo. Se invece impostiamo il feedback a un valore molto alto, anzi, se mettiamo a 1, il delay sarà infinito.
Come sentite, lui durerebbe infinito. C'è un filtraggio fatto, mi pare, da Medium. È da Medium che è fatto il filtraggio? Sì. Quindi Medium opera un filtraggio. Potremmo farlo anche così. Allora, se per esempio non abbiamo nessun filtraggio e mettiamo il feedback al massimo, avremo un suono infinito. In questo momento stiamo ripetendo esattamente a 4 quarti, quindi abbiamo, so, questo destra e sinistra, canale destro e canale sinistro sono, diciamo, sincronizzati. Però se per esempio noi mettiamo il nostro 4 a 3 quarti, 1 e 2, il sinistro andrà a 3 quarti, quindi verrà ripetuto più volte. Sentiamo. Ora, il comportamento dipende da mix mode. Quindi se per esempio mettiamo mix mode 0, cosa è successo? Succede che il canale sinistro ripete con tre quarti e continua con il suo intervallo di tempo. Se riusciamo per esempio a sentire soltanto il canale sinistro, mentre il destro. Quindi come vedete, tutti e due hanno il loro tempo. Se il mix mode è a 1, cosa succede? C'è uno scambio tra destra e sinistra. Suppongo e voglia dire che ciò che esce da sinistra viene dato in pasto all'effetto di destra. E quindi la prima ripetizione sia dopo 3 quarti. La seconda ripetizione che verrà fatta a destra sia dopo 4 quarti, che è il tempo di destra. Vediamo Mix Mode 2 cosa fa. Non ne ho idea. Sembra tenere uno dei due tempi dopo un certo momento. Ok, cambia un po' il funzionamento di destra e sinistra. È come se sinistra poi si adattasse a destra. Sì, allora immagino che se facciamo 3 verrà fatto il tempo di sinistra alla fine. Cambiamo i due tempi. Non ne ho idea, insomma, però facciamo che rimaniamo su 0 e 1, che sono quelli più semplici da capire. Quindi, come vedete, in questo delay è un delay, diciamo, tipico in cui definiamo delle funzioni e il nostro suono verrà ripetuto. Per come queste funzioni sono definite. Non abbiamo un controllo globale delle ripetizioni. Sappiamo che verranno smorzate di un certo valore ogni volta e questo poi ci produrrà un risultato. E questo è un tipo di delay. Ce ne sono vari di questo tipo. Vediamo se me ne ricordo qualcun altro che ho usato. Canyon Delay fa qualcosa di simile. Delay di LMS è pure di questo tipo, ma direi che lo guardiamo a versione uscita perché ancora non mi convince. Sai che devo cambiare le traduzioni qua. Non mi ha proprio mai convinto. Dunque, questa è la quantità di LFO. Questo delay va utilizzato con livello del segnale modificato a 0,5. Il tempo, ah, il ritardo, tempo di ritardo è messo un po' tanto. Una cosa, ho fatto varie volte in questi video muti. Qua, dove avete non in sync,
sync del tempo, potete selezionare o qualcosa di definito oppure personalizzato e avere un altro meter e quindi riutilizzarlo un po' come prima. Quindi teoricamente dovrebbe essere più semplice da capire dell'altro. In pratica no. In pratica no, perché se muovete questo voi ottenete delle cose che diciamo, ok, che sta facendo? Se muovete questo sostanzialmente ci sono questi glitch del suono perché il feedback viene modificato, il ritardo viene modificato, sentite cose che avete sentito prima dopo, semplicemente perché il ritardo diventa di 3 secondi, 4 secondi e quindi sentite cose che avete fatto 4 secondi prima. Insomma, non è semplice da comprendere al primo impatto, però teoricamente è più semplice da capire. LFO. Ah, sì. Diciamo che questo effetto ha qualche cosa in più, cioè la lettura con velocità diversa del suono. Questa è la quantità dell'FO, questa è la velocità dell'FO. Chiaramente siete sulla quantità decente. Molto creativo, però appunto. Comunque andiamo all'altro. Questo è DLMS, come il primo, come co cioè no, come il primo, come il delay che abbiamo visto adesso. Anche questo è un effetto DLMS. Multitap echo. Questo ha un altro tipo di strategia. Non si chiama neanche delay, io infatti lo cerco sempre con multitap echo. La strategia qui è di vedere esattamente cosa succede alle ripetizioni. Quindi in questo caso noi cosa vediamo? Vediamo 16 fader tutti messi verso l'alto, sia per quanto riguarda l'ampiezza, che è data in dB, che per quanto riguarda la loro frequenza del filtro di taglio passa basso, frequenza di taglio del filtro passa basso. Quindi cosa otterremo adesso? Otterremo 16 ripetizioni del suono tutte uguali. Non contatele, sono 16, fidatevi. Possiamo cambiare il numero di fader, quindi avere solo 4 ripetizioni. Li avete contati stavolta? Sono 5. Perché sono 5? Perché prima c'è quella che noi suoniamo, poi ci sono queste ripetizioni. Quindi, se io voglio avere un effetto eco più simile al normale, devo abbassare anche la prima, il primo fader. Chiaramente è più bello averne di più. Quando sono 16, cosa fate? Ah, mettete uno per uno. No, potete disegnare, così come potete premere un punto, poi tenere premuto Shift e premere sull'altro punto. Così. Il tempo tra un fader e l'altro è sempre qui, in questa lunghezza. Gli do il mio personalizzato. Quindi facciamo tipo 6 qua, non ci arriva a 6 quarti, giustamente. Non ho capito perché l'hanno fatta così, diciamo, corta questa leva. Questa è la quantità del suono che noi suoniamo, quindi se togliamo questo, il primo suono non ci sarà, quindi io premo e sentiremo solo le ripetizioni. Queste sono le fasi del passabasso, che può essere un passabasso a quattro fasi. Mettiamo questo tutto al massimo e vediamo cosa fa il passabasso. Ora, chiaramente, il nostro suono che frequenze c'ha? Lo vediamo con l'equalizer. Equalizer di LMS. Noi suoniamo, togliamo un attimo il multitap. Quindi il mio suono c'ha la frequenza massima a 2000 Hz, poi una a 500 e una a 200, più o meno. Diciamo che ce ne sono varie frequenze, però sopra i 2000 Hz non abbiamo nulla.
Quindi questo filtraggio a 20.000 Hz non farà nulla, e se io faccio questa cosa, tutte queste prime ripetizioni non subiranno alcuna variazione. Viceversa, parto verso i 2000 Hz e da qui in poi abbasso fino a 0. Ora avremo una variazione. Così tanta variazione che neanche si sente. Ah no, certo, l'ho tolto. Facciamo qualcosa di più forte. Sì, ora diciamo sembra avere più effetto. Questi sono un pochettino i tipi di eco delay che abbiamo a disposizione sull'AMS. E questo è tutto per oggi. Sì, direi che mi sembra una perfetta puntata sui delay, proprio meglio di averla organizzata. L'ho fatta qui sul momento, senza neanche ripassarmi bene gli strumenti. Cioè, funziona meglio, cioè, non lo so. Io sto tentando di fare dei video più corti, cercando di programmarmeli un po' meglio. Ed è una cosa che sicuramente farò quando uscirà finalmente l'AMS 1.2, farò un bel video pre-registrato in cui controllo un po' cosa faccio, veloce, 10 minuti voglio farvi, anzi 5 minuti voglio farvi vedere tutte le cose più base e altri 5 minuti voglio farvi entrare un pochettino nel mondo che so dell'LSP, dell'LS Sharing Platform, di tante cose che fanno parte del mondo dell'AMS. Sono tante cose e riuscire a farle in 10 minuti è un bel salto di qualità, però ho provato a farlo per altro, per che so, appunto, spiegarvi qualche effetto e non i video sembrano troppo corti. Bisogna spiegarle le cose, giustamente. D'altronde, anche gli altri che fanno tutorial per lo più non è che registrano prima e poi parlano sopra, o magari parlano sopra e poi registrano le cose che hanno detto e le fanno vedere. No, non fanno così di solito. Di solito prendono il programma e fanno video di 20 minuti, come questo che sta diventando qui. Perfetto. Direi che con questo vi posso salutare. La prossima volta farò un altro tipo di effetto. Non decido prima, decidiamo. Facciamo che per come mi viene di farlo. Ci si vede. Adieu.